Salve a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale in questa nuova partita della YouTuber League. Siamo a fine aprile e voglio precisarlo perché non si direbbe dal tempo, siamo sotto la pioggia di Milano e io sto morendo di freddo. C'è Milan-Napoli per la YouTuber League, uno scontro decisivo perché chi passa va a giocarsi la finale della fase di ritorno, ma è soprattutto un momento particolare per la città di Milano, nel senso che da poche ore l'Inter è diventata campione d'Italia, quindi il Milan da questo punto di vista cerca un riscatto nella YouTuber League. E noi siamo anche curiosi di capire in che modo lo troverà e se lo troverà contro un Napoli che nella YouTuber League ha vinto con l'Inter nell'ultima, lo sapete. Prima di partire vi ricordo di iscrivervi al canale, di supportare questo format lasciando un like e attivando la campanellina, oltre a seguirci su tutti gli altri social. Però non c'è partita della YouTuber League che si rispetti senza lasagna. Ciao Fede, come va? Beh, sono tutto bagnato. Indubbiamente piove, la pioggia sta continuando ad aumentare, speriamo che aumenti anche aumenti anche l'entusiasmo del pubblico, che nonostante la pioggia è venuto qua a vederci a Milano per vedere appunto Milan-Napoli e vedere chi riuscirà ad andare in finale. Sono curioso, sai, è la prima vera partita sotto la pioggia perché piovigginava in altre, ma qui sta venendo giù di tutto e noi vediamo che succede, perché poi da un punto di vista tecnico è tutto molto complicato. Solo un istante però, perché prima di andare da lasagna con le interviste e di scendere su questo campo di battaglia, volevo parlarvi di un altro campo di battaglia, ovvero World of Warship. Con gli europei alle porte, World of Warship ha scelto un grande condottiero del 2006, tra i più decisivi nel mondiale e in particolar modo in finale. Di chi sto parlando? Di Marco Materazzi. Chi meglio di lui per difendere il proprio porto dai nemici? Se ti registri al gioco tramite il link che trovi qui sotto in descrizione e inserisci il codice invito Materazzi, avrai come capitano Marco Materazzi. Poi un mucchio di crediti e di dobloni, una nave di livello alto e ben 7 giorni di premium. In più hai la possibilità di vincere un PC custom giocando una sola partita. La grafica è eccellente, ci sono 650 navi di cui 45 italiane, 13 nazioni, tantissime mappe e porti tra cui quello di Taranto. Hai chiamato? No, perché? No, hai detto Taranto, io sono di Taranto, mi sono sentito chiamato in causa. Vabbè, ma che c'entra, che senso c'ha? Ah, scusami signor Formello 0060 in provincia di Roma, perdonami Ma... In ogni caso, grazie di cuore a World of Warship per lo starter pack e per aver sostenuto la YouTuber League. Ma adesso torniamo in campo, che c'è Milan-Napoli da giocare. Andrea Fusco, capitano del Napoli, avete dimostrato la scorsa volta contro l'Inter che l'unità e la squadra sono la vera forza del Napoli. Oggi che la situazione è leggermente più delicata, riuscirete a mantenere la stessa lucidità per giocare allo stesso modo di squadra? No, con l'apparizione della Madonna sicuramente. Quindi daremo di tutto perché secondo me oggi non c'è una partita di calcio, è un qualcosa di più. Di più? Sì. Tu sei capocannoniere contro il Napoli con 4 gol segnati in Summer Cup. Oggi come va? La Summer Cup del 94, diciamolo. No, non segno da tantissimo. Io sono carico, il clima non è dei migliori, però spero davvero di fare bene e che tutta la squadra faccia bene e siamo carichi. Oggi come vedi la situazione Napoli e come pensi che affronterà questa partita sentendo il clima dello spogliatoio? Beh, siamo venuti qui a Milano, tanti chilometri, tanta strada, clima ostile, squadra tosta, però siamo convinti e dopo l'impresa che abbiamo fatto contro l'Inter e nella situazione che tutti sanno, vogliamo la finale a tutti i costi. Visto la sconfitta di ieri sera, magari oggi avrete l'occasione di risollevare un po' il morale, no? Di questo Milan, magari. Allora, paragoniamo la Serie A alla YouTuber League, questa è una cosa illegale, però no, va detta questa cosa, è vero. Ci hanno alzato una stella in faccia. Abbiamo perso 3-0 nella Youth League. Siamo gli unici con la maglia rossonera che si giocano qualcosa, è vero, è la YouTuber League. Buttala via! Infatti, buttala via e spero di dare una minima...
pelo di soddisfazione dei tifosi, almeno a quelli che ci guardano a casa. Poi se non ci riusciamo è un'annata brutta per il Milan. Sono uno degli allenatori meno odiati in questo momento, ma magari anche oggi avevo odiato anche io. Vabbè Mirko, c'è sempre una prima volta per tutti. Spero di no. Se passiamo c'è l'eventuale semifinale e poi ci dovrebbe essere la finalissima. Il Napoli lo conosciamo bene, questi qua non ci hanno fatto un gol in due partite tra calcio 5 e calcio 7. O questi qua prima di vincere la partita devono anche segnare. Ricordatevi questo. Cioè hanno già un problema che è segnare, quindi figuratevi. Dovete ricordarvi dell'andata, c'è una palleggiata in faccia e dobbiamo vendicarci assolutamente. Signori, vedetevi come il Milan, l'ultimo Milan è rimasto. Prendetevi questo carico, prendiamoci questa. È la YouTuber League. Carico. Ma siete comunque gli ultimi rossoneri rimasti in gioco. Come dice Enzo, non è a caso. Si make you fort, però voglio oggi lo dobbiamo dimostrare che siamo superiori, ok? Entriamo in campo e facciamolo vedere. Volevate fare i calciatori da grandi? Benvenuti a mondo del calcio. Signori, andiamo! 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 Entra il Napoli e si parte da Dario! Col numero 5, Super Alan! Non ha mollato, nonostante un taglio sopra l'occhio. Col 3, Sciale! Non lo vedevamo dalla partita di Roma contro i giallorossi. Torna oggi Silvestro Baffo! Il padrone del centrocampo, la mente di questo Napoli. Con la 8, Matthew! Reduce da un cucchiaio ai rigori contro l'Inter. Con la 10, Patrizio Chianese. Con la 11, Fabio Di Mauro. Adesso è il momento dei veterani. Con la 93, Mirko. 5 gol in questa YouTuber League. Oggi è testa a testa con Philadelphia. Con la 9, Simone Crispo. E adesso è il momento del capitano, con la numero 7, Fius! Entra il Milan e si parte dall'incubo del Napoli, da Ragnar! È il momento di Bucci! Con la numero 7, torna oggi dopo aver saltato il derby, Steve! In mezzo al campo, Kevin Kalia! Nelson! Con la 12, Angelo Carpani! Ha dei pantaloncini bellissimi, ricorda un quarto di finale d'Europa League, Simone Perlini! 7 gol, sotto di lui c'è Crispo, sopra di lui c'è Campolunghi, Marco Philadelphia! Il vice capitano di questa squadra, con la 22, Harry Lazza! L'ultimo gol lo ha segnato proprio al Napoli. Con la 9, Daniele Brogna! E allora eccole qui le squadre all'interno del campo, il saluto al pubblico. Due tempi da 30 minuti, come sempre in caso di parità calci di rigore. C'è un'altra tematica, no? Che è quella del campo, non gigantesco. E questo è importante perché poi noi giochiamo a 8. Qui il campo è molto piccolo, le porte molto grandi, secondo me vedremo tanti gol. Questa bella chiamata che ho fatto, lo so, non so, tolgo il cappuccio? Non vi piaccio? Ok, meglio così. Ora meglio prima? Fai sempre vomitare. Grazie, è sempre bello avere degli amici che ti dicono la verità, è importante. Signori, benvenuti ai quarti di finale. Dai ragazzi, dai. Cagomanne Cagu! Cagomanne Cagu! Cagomanne Cagu! Dai. Sarà del Napoli il calcio d'inizio. Sul pallone c'è Mirko, vicino Crispo, occhio che forse partono alla Ragnar. Stiamo vedendo spesso questi inizi di gara così, no? Crispo non si fa servire, il pallone per Matthew, è cominciata Milan-Napoli. Berlini cerca l'1-2 con Philadelphia, di tacco gliela ridà, poi altra palla dentro, Philadelphia rimpallo Dario a salvare il Napoli. Va bene. Stretti! Lazza. Carpani, raddoppiato da Crispo e Mirko, il primo gliela porta via e poi bravo. Messa, battendola subito verso Mirko che va giù, tutto ok secondo l'arbitro che poi interrompe il gioco perché Mirko è andato a terra. Si rialza Mirko. E allora, io invito anche a un applauso sportivo nei confronti di Mirkov 93, che sta bene. Rapolla mi guarda male perché l'unica volta che ha proposto applauso lui l'abbiamo insultato. Giusto. Io sono l'organizzatore, faccio come voglio. Berlini. Lazza.
appoggio su Ragnar. Col destro, che non è il suo piede, cerca Philadelphia. Non può tenerla in campo lì Philadelphia. Allora io faccio un primo giro a bordo campo, anzi in telecronaca chiamo un attimo Mario Caruso, perché vorrei capire anche la situazione su questi primi momenti, su questi primi istanti della partita. Lei che è un uomo di pura qualità, come mai? Non lo so, non sei d'accordo? Ah, a tratti, va bene. Dipende, in questo momento, con questo clima, con questo milanese? Clima ho il braccio atrofizzato. Bello, stai anche riuscendo. Occhio a Crispo che mette giù il pallone! Mannaccia, mannaccia! Arrivi qui e il Milan prende quasi gol, eh? Da grande difeso. Può essere di sì, Ragnar, ancora in due tempi su Matthew. Resta qui se tifi Napoli. Mi sembra stai riuscendo a seguire anche un po' la partita? Sì, sembra una partita abbastanza equilibrata. Corrono tanto i ragazzi, quindi sembra abbastanza equilibrata. Vediamo che succede. Cosa ruberesti da qualcuno dopo questi primi minuti? Mi piace Philadelphia. Ma esteticamente? No, mi piace come gioca in mezzo al campo. Di Mauro lascia rimbalzare il pallone. Taglio interno di Super Allan. Di Mauro porta a spasso e rientra. Poi calcia col suo sinistro, che secondo Blur logicamente termina alto sopra la traversa, però Di Mauro t'ha stupito nell'ultima contro l'Inter, quindi occhio. Greenbaud, sì, buongiorno. Uguali proprio, metti a Greenbaud. Occhio a Lazza. Oh, arbitro! Palo di mano secondo l'arbitro. Sì. Punizione e va bene così, insomma, è tutto bello. Crispo parte da sinistra, si accentra, poi cerca un tocco orizzontale non trovando compagni, e quindi Milan che può ripartire con Lazza. Movimento di Philadelphia, servito adesso Philadelphia, molto defilato, lo va a prendere Sciale. Primo intervento bene, importante, che però commette fallo. Quindi punizione. Ho detto intervento importante, non ho detto intervento regolare, eh. Occhio, occhio Enzo, occhio là! Anche Berrini solo al limite, eh. Calia la scava, con Dario superato dal taglio sul primo palo di Philadelphia. Carpani. Palla forte verticale su Philadelphia che si appoggia da Berlini. Cerca internamente Cali, apertura su Philadelphia, Sciale! Alla Sciale. Philadelphia a scambiare con Berlini. Cerca il doppio passo, poi apre dal fondo Berlini, può rimettere dentro teso verso Brogna che non è riuscito. La cosa bella del momento del girone B è che ci siamo goduti un bel Napoli-Inter oggi qui con Milan-Napoli. Poi, dopo aver scoperto una delle due finaliste della fase di ritorno, si torna nel gruppo A, prima con Roma-Lazio, poi con Juve-Lazio. Seguiteci ovviamente su Instagram per le date, mentre Matthew recupera il pallone su Philadelphia, è tutto ok, e quindi Crispo a spingere la ripartenza da parte della Napoli. Da lontano Crispo ha preso Lazza. Poi apre per Chianese. Dentro c'è Matthew, la sposta Chianese. Altro tocco su Crispo che guarda la porta. Ci va Ragnar! A dire di no. Intanto sono felice di annunciarvi che la pioggia sta aumentando. Proprio una roba bella. Ah, sta proprio iniziando a graminare, è fantastico. Intanto Chianese, tocco orizzontale per Di Mauro. Stop Calia! Portargli via il pallone, poi Lazza a lottare con Di Mauro per ripartire il Milan. Ha tentato la telecamera, ma è tutto ok, e quindi rimessa per il Milan. Lasagna mi segnala che ha rischiato anche lei di prendere un colpo, ma chiaramente sarebbe stato più grave la telecamera. Ah, Lasagna ha preso il colpo, ma è ancora, si ripara da sola Lasagna. Intanto Lazza! Eccolo il momento in cui scaldo la voce. Serviva un tiro così di Henry Lazza, palla larga, è sempre 0-0. Qui occhio al ripallo, ho chiesto un fallo di mano che non c'è, parte opposta Brogna, alto. Matthew a costruire, lo tiene a distanza Brogna che per rispetto non lo marca, lo lascia giocare. Chianese sterza, crossa, Lazza a respingere, attaccato al corpo dice l'arbitro, e quindi riparte Philadelphia veloce, uno contro uno con Sciale, prova a saltarlo Sciale che accompagna l'uscita di Dario. Non è banale chiudere Philadelphia in quel modo. Crispo, Matthew, apertura di là su Di Mauro con Super Allan che è largo, Mirko davanti, tra le linee c'è anche Crispo, oltre che Matthew che riceve, stop, cerca una finta e non la trova, poi non perde il pallone, lo tiene lì, Matthew, prova il sinistro, respinto, zona Crispo che ha cercato di velocizzare i tempi, con le mani è pronto Steve, Carpani, va ad allungare il pallone in verticale, Sciale,
cercare Mirko che ci mette la testa verso Di Mauro, duello con Carpani, forse lo vince Di Mauro. Ragnar con tre giocatori del Napoli a pressarlo, poi Sciale in due tempi ad allontanare, se l'è ripresa Steve. Philadelphia sterza su Baffo, rientra, va giù, fallo di Baffo, punizione a favore del Milan. Carpani che all'andata fece segnare a Philadelphia, un gol pazzesco. Va Carpani, alto, partita che continua ad essere molto bloccata e molto tesa in mezzo al campo, mentre Crispo serve Di Mauro, torna ancora in scivolata Steve e palla per Ragnar. Ovviamente non è retropassaggio. Ragnar ha rimesso il gioco per Berlini, si propone anche Ragnar, mentre Berlini riparte e calcia in porta Dario. Poi arriva Steve, altissimo. Che è successo? Le palle. Non ti ho neanche visto. Si è rotto le palle Mirko, in che senso? Ha preso una... è un peccato. Cioè spero non siano rotte perché sarebbe un problema. Con le mani Baffo. Matthew cerca il cross, deviazione, palla ancora in zona Baffo che riesce ad alzare dalla parte opposta verso Marconi. Grande controllo di Marconi, ma rimessa per il Milan che può ripartire e lo fa con Berlini. Con le mani da Philadelphia, palleggio e poi guarda la porta, la cerca con deviazione di Sciale, palla in calcio d'angolo. Sciale che nel primo tempo contro l'Inter aveva deviato in porta il tiro di Inza. Matthew, Di Mauro non riesce ad evitare Steve, ma la palla gli rimane. Di Mauro internamente, 1-2 con Crispo. Di Mauro alto, adesso un po' più di disordine e meno ritmo rispetto alla prima parte del primo tempo. I gol ancora non si vedono, ma c'è Philadelphia che passa su Baffo e va a giro! Pallone alto sul destro di Marco Philadelphia, che si è inventato un'altra grande giocata. Signore, un attimo. Signore, cambio. Che succede intanto? C'è Sciale a terra, ha un problema alla coscia destra Sciale. E questo non è un dettaglio per il Napoli, che perderebbe un protagonista. Ha sentito tirare. Ho sempre dei problemi qui dietro la gamba. E ogni tanto mi strappo e ho sentito tirare. Pensi di non poter rientrare in campo? Ci provo, vediamo dopo. Vai, prova. Sciale rientra nonostante il problema. Vabbè, ecco, qui siamo su livelli totali. Dentro Mirko e Chianese. Al limite Matthew, largo di Mauro, al rimorchio c'è anche Sciale, ma Crispo credo abbia una sola idea. Ha fischiato l'arbitro. Parte Crispo! Alto! Secondo tentativo su punizione, prima ha calciato alto. Parte Crispo sulla schiena di Berlini, palla in calcio d'angolo, ma il tempo non c'è. Finisce così il primo tempo, finisce 0-0 con una partita dal ritmo abbastanza elevato nella prima parte, un po' meno nella seconda. Chiaro che il clima non aiuta anche in questo, perché la palla sfila via, difficile giocare in modo armonico per una e per l'altra squadra. Abbiamo visto Sciale che hai avuto un piccolo infortunio durante questo primo tempo, se ci puoi raccontare meglio la dinamica? Purtroppo mi sento tirare qua dietro e devo stringere i denti, perché questa è una partita importante. Chi vince va in finale, quindi devo dare il tutto per tutto. Quali sono secondo te i miglioramenti che potete apportare in questo secondo tempo per finalizzare le azioni? Secondo me stiamo giocando bene entrambe le squadre, parlo anche per il Napoli. La partita secondo me viene decisa da episodi adesso, una palla che schizza, il portiere che la ribatte, il tap-in, però stiamo giocando bene in generale, quindi non c'è un qualcosa che dobbiamo migliorare, episodi secondo me. Più questo video va avanti, più io divento comico, lo riconosco, ma è tutto pronto per il secondo tempo. Va Philadelphia anziché Ragnar, c'è anche deviazione, super Allan di prima con Lazza che si riprende il pallone, scambia con Carpani, bello 1-2, occhio a Lazza fino in fondo, orizzontale il pallone per Philadelphia che calcia fuori, cercare Di Mauro che spizza bene prima di Steve. È a terra Steve, che forse si è fatto male, il Napoli gioca perché non se ne sono accorti, c'è Matthew, fino in fondo, deviazione, Fius, la sbloccata, il capitano, è avanti il Napoli! Nel frattempo Steve è ancora a terra, lamenta un problema, l'esultanza di Fius. È una storia d'amore lunga quella tra lui e Ragnar, dall'estate scorsa, da quel pagliaccio che Fius diede a Ragnar, poi l'errore clamoroso nella gara giocata a Napoli, quella traversa porta vuota, ma tutto torna nel calcio. Fius segna a Ragnar, il Napoli è avanti a Milano 1-0.
Ghiaccio sul ginocchio per Steve, potrebbe essere un problema serio. Poi ghiaccio anche per Sciale, che continua chiaramente ad avere quei problemi già dal primo tempo. Che succede per Steve? È una bella scena vedere Steve che cammina con Mirko Mastrocinque, per carità, però mi interesserebbe capire le condizioni del numero 7 rossonero. Se qualcuno me le dice, le posso anche riportare. Come sta Steve? Tutto a posto, grazie. Steve! Ma chiediglielo! È passato qua, perché non gliel'hai chiesto tu? Cioè, ero timido. Ok, una botta per Steve che rientra in campo. Forse una botta, forse il crociato. Alla fine siamo lì. Tra l'altro, in tutto questo, Fius lo scorso anno segnò un gol pesantissimo contro la Lazio, che in qualche modo portò il Napoli a giocarsi quella finale della fase di ritorno a Scampia contro la Juve. E quest'anno vuole riprovarci con questo gol a Milano, mentre supera la lascia lì! E Philadelphia lo grazia! Palla fuori! Philadelphia! Va bene Gianni! Ha graziato Super Allan, è un errore non da Marco Philadelphia. Rinvio lungo di Dario. A cercare Crispo, la prende di testa Steve. Sta arrivando Super Allan che mette giù il pallone, poi allarga Di Mauro. Rientra sul sinistro, occhio alla mattonella di Mauro che cerca la porta con deviazione. Palla in zona Super Allan. Lazza gliela porta via. Sta ripartendo Lazza veloce. Di Mauro sul pallone. Vuole andare, sono in 3 contro 3. Di Mauro apre per Matthew, secondo palo Crispo, Matthew guarda dentro, la mette forte sul secondo palo, dove Crispo non arriva. Berlini rientra, movimento di Philadelphia, Chianese in chiusura, e quindi Di Mauro sta ripartendo in sovrapposizione anche Super Allan. Di Mauro conduce il pallone, arriva al limite, allarga per Super Allan, esterno grande della rete, grande occasione per il Napoli in contropiede. Applausi Gianni, applausi, applausi. Ottima, ottima. Intanto Berlini da casa sua, il guizzo di Simone Berlini. Con le mani Chianese non trova Matthew, quindi Philadelphia a cercare Berlini, a trovare Sciale. Parte opposta di Mauro, la tiene in campo e sgasa su Steve. Poi rientra Di Mauro che si gira, lascia al limite per Matthew, il pallone chiuso Matthew, c'è ancora Di Mauro, chiuso anche lui. E quindi Lazza che sta ripartendo in contropiede, sono in 4 del Milan, Lazza la porta, Chianese respinge qualsiasi tipo di idea del 22. E quindi Crispo che riparte da casa sua, largo c'è Fius, servito in area Fius! Stavolta chiude troppo il destro. Comunque è incredibile, io nel prepartita avevo detto, qui il campo è molto piccolo, le porte molto grandi, secondo me vedremo tanti gol. Agufata proprio, bene. Angolo di Fius morbido verso Matthew che colpisce e la mette alta sopra la traversa, con Ragnar che ha soffiato sul pallone. Berlini, intanto arriva l'ombrello, grazie Tengo, sei carinissimo. Anche tu da queste parti? A quanto pare. Senti, ma il baffo in onore di... Qual è il baffo? Il tuo baffo. Io non ho un baffo. Ho un pezzetto. Ah, ok, quello sì, fondamentale. Ti ho chiesto in onore di che cosa, fondamentalmente. Vabbè, ciao, va bene, anche senza ombrello. Crispo al limite, dentro ancora, per Matthew! Per Matthew! Il Napoli raddoppia con il gol di Matthew, 2-0! E questa è una spallata pesantissima alla partita, 2-0! Silenzio tombale su Milano. Time out chiesto dal Milan intanto. Ascoltate, ascoltate, oh, ascoltate, ho chiamato sto time out per tranquillare. Oh, calma. Io, allora, raga, volevo fare se non vi state rendendo conto. Abbiamo sempre il possesso. Spariamo ogni tanto su, ma mi raccomando, raga, stiamo ancora facendo la partita. Abbiamo fatto il primo tempo, ha fatto due tiri in porta, ha segnato. Calmi, calmi, calmi. Abbiamo, io ve l'ho detto, se ci segnano, oh, aspetta, oh, se ci segnano, calmi. Guarda che ce la facciamo. Se ma perdiamo la testa, vai giù, pensiamo che abbiamo vinto. Noi siamo 2-0, non è niente. Vai, non guagniamo neanche la Ito, ci stanno guagnando. Così! Così, io quando giocano palla con Angelo, cerco sempre di farli lanciare perché ti mangia. Se la lanciano è sempre nostra, vai giù, poi è letta, ma te. Si mette là, si mette a lanciarla, tu lo sai che la lancia, non ti deve passare, lo sai, è letta, quando lanciano la palla non voglio subito gol sul rilancio, vai giù. Sì. Se ci fanno le azioni, ok, il rilancio no. Continuiamo così. Lancio adesso su Crispo, Carpani anticipo, palleggio e palla verticale, Philadelphia cerca il volo, non riesce a colpire e allora Sciale allontana, palla verso Crispo, Ragnar, porta vuota, Di Mauro non controlla ma c'è Crispo, fuori il Napoli a centimetri dal 3-0, con le mani Chianese,
Va lungo, testa di Berlini in zona di Mauro, però anche gol destro! Anche gol destro! Che gol ha fatto Fabio Di Mauro! 3-0! 3-0! 3-0 per il Napoli! Lo prendono in braccio perché ha fatto un gol spaventoso! Non l'ha tirata alta, Blur! Non l'ha tirata alta! Quando calcia di sinistro le mette alte, allora va col destro a giro sotto la traversa. La cosa incredibile è che in questo momento il Napoli sta riconsegnando al Milan il 3-0 dell'andata. È quello della Summer Cup. Matthew No Look, Fius a cercare Di Mauro che mette giù e va dentro. Matthew Ragnar Di Mauro e Berlini salva la faccia del Milan. Oh, concreti! Fius a crossare per Baffo che ha pensato di andare al volo. Poi calcia Crispo addosso a Steve. Deviazione, altra rimessa per il Napoli. Con Crispo che ovviamente se la prende molto comoda. Baffo lo cerca, Crispo in area, giù! Tutto ok, poi Ragnar la ritrova e riparte da solo. Serve Lazza, è partito Bucci. Lazza cerca dalla parte opposta, Philadelphia non lo trova, ma c'è Ragnar che palleggia, poi anche tacco e rimpallo vinto. Ragnar fino in fondo, Schale, solo Schale in grado di fermare Ragnar, che commette fallo in attacco per gioco pericoloso, credo, a questo punto. Ragnar, Berlini, giù, fallo di Chianese, punizione Milan. Arriva Ragnar, arriva Ragnar. Andiamo sulla ribattuta! Fischiato l'arbitro. Ragnar! Non ha toccato Dario, ha toccato Nelson, perché c'è stata deviazione e quindi Nelson ha praticamente fatto il difensore. Il Milan sta giocando soltanto a livello personale in questo secondo tempo. Fius con qualità. E poi anche Matthew con qualità, ma qui ci sorprendiamo meno. Palla su Baffo, che la spizza per Di Mauro, che quantomeno evita la rimessa dal fondo. Sono le mani pronto Bucci. Schale, altro anticipo su Philadelphia. E poi Crispo, che la porta via. Ragnar rimpallo! Segna pure con i rimpalli! È il gol che cerca Crispo! Esulta in faccia a Ragnar! C'è anche del content, c'è anche dello sfottò, ma c'è soprattutto il poker del Napoli! 4-0! 4-0! Di Mauro a cambiare su Fius. Prova a palleggiare, lascia troppo timidamente però quel pallone a Matthew, ma Crispo se lo riprende e apre. Fius! A un passo dalla doppietta e dalla manita il Napoli. Carpani. Bucci. Tocco interno, Carpani prova ad andare, deviazione, palla che arriva a Nelson che lotta, ma c'è Baffo a difesa di quel pallone, poi Carpani se lo riprende, giù Carpani, calcio di rigore. Proteste di Schale, arriva anche Fius, forse chiedevano il primo fallo perché francamente non c'è un minimo dubbio sul fatto che Carpani poi sia stato travolto fallosamente. C'è quel primo intervento che fa lui su Baffo e forse qualche dubbio, voi state vedendo il replay e poi mi direte nei commenti come dicono quelli bravi, però c'è Ragnar. Ragnar spiazza Dario e comunque un sassolino dalle scarpe se lo toglie. Carpani, ancora Chianese e palla su Crispo, occhio che Ragnar è fuori dalla porta. Crispo calcia, Ragnar non la tiene ma c'è Bucci e poi ancora Ragnar, la riconsegna a Crispo, e così è troppo facile, così è troppo facile, 5-1 per il Napoli. Sono 7 gol di Crispo in questa YouTuber League, ha preso Philadelphia in faccia a Philadelphia, 5-1. Ciao Ragnar, ciao. E adesso occhio perché è a meno uno da Campolunghi. È a meno uno da Luca Campolunghi. È tornato quel duello lì. Berlini. Salta Crispo. Poi non Di Mauro. Il Milan non ha più difesa. Crispo! Crispo! Eccolo! L'aggancio a Campolunghi! 8 gol nella YouTuber League! Il Milan si è consegnato al Napoli! Crispo mostra la maglia!
il 9 degli azzurri e 6-1 per il Napoli. E figuraccia del Milan. Fischia tre volte l'arbitro! Il Napoli vendica le due sconfitte contro il Milan tra Summer Cup e Youtuber League e arriva a giocarsi la finale della fase di ritorno di questa edizione della Youtuber League. Lo fa per il secondo anno consecutivo dopo aver centrato la finale anche lo scorso anno battendo Roma e Lazio nel girone e giocandosi la finale contro la Juve. Quest'anno non sappiamo ancora chi affronterà, perché può affrontare i bianconeri, la Lazio o la Roma, e quindi si vedrà tutto poi per il match che giocherà il Napoli. Andiamo in finale, oh, si rivede di nuovo il Napoli nella finale di ritorno. Siete contenti? Sono contento particolarmente perché, visto che il Napoli dei grandi ci sta un po' deludendo, almeno noi strappiamo un sorriso a chi ci segue. Ci siamo riusciti nell'obiettivo di andare in finale e speriamo di farvi sorridere anche per la finale. Siamo felicissimi e speriamo di fare questa finale a Napoli, dove i nostri tifosi veramente ci amano e ci portano in alto. Anche questa partita sei riuscito a ritornare in campo dopo uno strappo. Sì, ma i meriti vanno a tutto il gruppo, a tutti i ragazzi, a partire dal portiere Simone, Patrizio, Silvestro, tutti. Andiamo in finale, oh, ce ne andiamo in finale. Ragnar, quali sono stati gli errori secondo te del Milan? È andata un po' tutta confusione al secondo tempo, secondo me siamo un po' sfaldati dopo il primo gol. Dovevamo tenere più la testa, sicuramente avere una squadra che tra infortuni, tra gente che c'è e gente che non c'è, continua a cambiare, non aiuta, perché comunque non siamo sempre la stessa squadra. Però signori, io sono qua, cioè nel senso, non mi importa, io l'ho letto fino al sul 6, 7, 8, 9 a 0, bisogna continuare a combattere, indipendentemente da come va la partita bisogna continuare a combattere, è l'unica cosa che mi dispiace, è quella, cioè non bisogna mai mollare, non me ne frega niente poi se finisce tanto a poco, non bisogna mai mollare, si ripartirà dalla Cup, sperando che ci sia signori, perché poi li aspettiamo tutti quanti i napoletani, li aspettiamo la Cup.